anni dalla morte si torna a leggere Dante in chiesa come fece Boccaccio. Quanto è importante un'iniziativa del genere per un territorio come Ostia e come è nata questa idea? Ci hanno spento la Sono luce? spento la luce, ma sarò rapido. Allora, intanto è nata da Don Chicco che mi ha proposto queste cose. Io ci vado molto volentieri, sia per l'amore a Dante, ma sia anche proprio perché trovo molto importante nei territori attivare queste iniziative, soprattutto quando poi c'è un riscontro di persone che vengono invece di preparare la cena nella fattispecie. Quindi è un'iniziativa in cui ho creduto subito molto. Il messaggio di Dante è un messaggio cristiano che però si può allargare tranquillamente a tutti quanti, credenti e non credenti. Beh, l'idea proprio di fondo deve essere il cristianesimo un po' anche questa, no? Pensi al Papa Francesco, l'atteggiamento che ha. Quindi in questo sì, io ho citato prima l'episodio, sì, particolare del Saladino che si contrappone invece a Maometto, unito tra gli scismatici, in particolare violenza, squarciato da dannati, proprio per mostrare come qualche volta anche la realtà al tempo di Dante era meno granitica di come possiamo percepirla noi oggi. Quanto è importante oggi questo messaggio, il messaggio di Dante? Ma dunque è importante prima di tutto sul piano poetico, su questo non c'è dubbio. E poi forse è importante nel caso nostro di italiani perché Dante effettivamente fonda la lingua italiana letteraria, quindi senza di lui quasi sicuramente l'italiano che io sto parlando in questo momento con lei sarebbe diverso. Grazie.